Dimmi che lo sai, che radio, microfono, cuffie non muoiono mai. E dimmi che lo sai, la potenza dell'arte targata Radio One. Ascoltala dove ti pare, una soluzione all'urlare, pensando, ascoltando, cantando, suonando leggende, con gli occhi coerenti della libertà, quelle tre parole ambiziose che insieme si leggono. Radio Wampa, Radio Wampa, Radio Wampa, Radio Wampa. Buon pomeriggio, siamo on air su Radio One Five. Questa è Siamo Tutti Giovani in Radio, nello speciale Stop, in data 23 maggio 2021. Beh, sapete tutti che il 21 maggio è uscito il nostro primo singolo, ossia Stop, si intitola Stop, è su tutti gli store digitali, ascoltatelo, e vi ringraziamo in anticipo per l'ascolto che avete dato finora su tutti gli store digitali, compreso YouTube. Però ascoltatelo su Spotify, perché a noi va meglio. Vi devo presentare i ragazzi che sono affetti da mutismo in questo momento, perché non stanno proferendo parola. Allora, qui parto dalla mia destra, c'è Antonio Laino. Buonasera. Poi c'è Giovanni Di Mare, che condivide con me il microfono. Buonasera. Poi Michele Marino, lì, buonasera, postazione in batteria, è praticamente un leone in gabbia, non si può muovere, non ti muovere, anzi. E poi abbiamo Antonio San Chirico, Spavaldo, lì, in prima linea, non ciao si sa tutti, perché, comunque, si mette sempre avanti. Questa è la dura verità, e non replichi, signor San Chirico, perché siamo live e non possiamo permetterci di sbagliare assolutamente. Io saluto Jenny in regia, Ginazzato, il nostro direttore artistico, e ringrazio tutti gli ascoltatori da molti paesi del nostro beneamato mondo che ci ascoltano ogni domenica e ogni settimana, in ogni giorno, su questa nostra radio che sta crescendo sempre più. Ad esempio, tra i tanti eventi, quello dell'Italian Swiss Festival e Jazz Festival lì a Basilea, trasmesso in esclusiva da Radio One Five. Vi saluto ancora, ma è il momento di andare avanti, perché abbiamo tantissima musica live, tantissima, perché tanta è riduttivo. E poi ascolterete Stop anche in acustico, non solo mandata dal nostro Jenny, quindi tanta roba in questa puntata di Radio One Five. Oggi 23 maggio, un po' di nascite, giusto per darvi qualche informazione. Andrea Pazienza, fumettista famosissimo da noi in Italia, poi Bungaro, Levante, Robert Moog, per i nostri pianisti, i nostri tastieristi, penso sia una personalità più che importante, giusto? Sì, importantissima nel mondo. Anche Di Mare è un ibrido, però va sulla tastiera come non mai, giusto? Sì, Robert Moog. Sono un'auto elettrica. Speriamo ecologica, visto dobbiamo rispecchiare anche i concetti di Stop, in poche parole. Il Moog è stato usato anche in Stop, quindi sì, è stato usato per l'assolo di Stop. E quindi siamo proprio in giornata perfettamente. E poi la nascita anche di Andrea De Logu, figlia di uno degli ospiti di San Patrignano, ed è per questo che io vi consiglio la serie su Netflix, Sampa, molto criticata. Non so se qualcuno di voi padre, l'ha vista. No? Sì, di... non so. Sì, non sì, so sì, se c'è anche un'intervista al padre di Andrea De Logu, e lei ha scritto anche un libro su, appunto, su Sampa e su tutti i retroscena della sua nascita e della sua vita nella comunità. Certo, qualcuno di voi ha visto Sampa? No. No, mi manca. No, io sì. L'ha visto Di Mare. Aventi Netflix, non fa mai niente, però una non cosa fa, buona, vabbè, almeno i film li può guardare. E siete qui in radio, ma voi che rapporto avete con la radio? Faccio le veci di casa, diciamo, e quindi vi faccio queste domande. Che rapporto? Ascoltate radio? La trovate un mezzo di comunicazione musicale, soprattutto, che vi riguarda e soprattutto efficace rispetto agli altri mezzi di comunicazione in generale? Chi inizia? Vai, inizia tu. Sicuramente la radio è uno dei mezzi di comunicazione più importanti che ci sia, insomma, nella storia delle comunicazioni. Però penso che ultimamente la televisione abbia un po' sostituito la radio, purtroppo. Forse per il fatto, appunto, come dicevamo anche prima, del vedere anche il video. Però comunque, certo, la radio è sicuramente ancora uno strumento di comunicazione potente e che può fare tanto dal punto di vista musicale, anche, insomma, nasce anche per questo. Quindi sì.
Sicuramente un ottimo mezzo di comunicazione, cioè, per questi temi. Condividete, perché qui si condivide, come spesso si fa, no? In questi casi. Appoggio l'idea di Antonio Laino, vero? Antonio Laino è il più politico, è l'oratore, ecco. In questo caso, in questa prima parte di puntata, ma ora è arrivato il momento di passare alla musica, di passare a Jimi Hendrix. Quindi se il signor San Chirico comincia... Ci sono. Sì, Jimmy, dai, te lo presento e poi arrivo subito a cantarla. Jimi Hendrix. Ci siamo? Vabbè, i problemi tecnici della... Vai, dai. Della diretta. Il bello della diretta. Jimi Hendrix, 1967, per Radio 1-5. Hey Jude. You ain't going messing around with another man, yeah. I'm going down to show my old lady. You know I ain't messing around with another man, yeah. Hey Joe, I nearly shot a woman down, shot her down now. Yeah, blues, yeah. Yes, I did, I showed her. You know I can't work, mess around so. Yes, I did, I showed her. You know I can't, my old lady, mess around so. And I grabbed the gun, I showed her. Hey Joe, where are you gonna run to now? Where are you gonna go? Hey Joe, I say, where are you gonna run to now? Where are you gonna go? Questo era Jimi Hendrix 1967 con Hey Joe per Radio 1-5. Insomma, tanta musica e soprattutto tanta, tanta buona musica. 23 maggio ancora per un po' di ricorrenze a livello mondiale, assolutamente. Quindi a livello mondiale la giornata della legalità, perché appunto ritorniamo nei panni più seri. Oggi 23 maggio, strage di Capaci. Purtroppo hanno lasciato la vita Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro della scorta, la moglie del giudice Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, e il grande Giovanni Falcone, che forse è stato insieme a Paolo Borsellino il pioniere della lotta alla mafia in Italia. E non so se qualcuno di voi appassionato ha ascoltato, no? Testimonianze, interviste, diciamo che sono uomini di spessore, con un coraggio immane, che vanno onorati proprio dal popolo italiano in generale, nel vero e proprio senso della parola. Vedo Laino che vuole intervenire. Sì, è un argomento che mi piace tanto e penso che Falcone e Borsellino siano ovviamente i due uomini che hanno iniziato poi la lotta contro la mafia, e sicuramente le due, in realtà è anche sbagliato dire che hanno iniziato, però sono sicuramente le due personalità che hanno avuto maggiore rilievo, maggiore spessore nella storia della lotta contro la mafia. E sicuramente ricordare Falcone appunto oggi, ma anche cogliere l'occasione per ricordarli entrambi, è una
una cosa più che giusta. Certo, oggi Libera ricorda con un'iniziativa 17:57, orario preciso della strage appunto di Capaci, venuta sull'autostrada all'altezza dell'uscita di Capaci, con un'iniziativa nazionale, ossia esporre al balcone un lenzuolo bianco per ricordare e onorare appunto Giovanni Falcone, che poi in questo giorno si concentrano anche le ricorrenze, soprattutto il ricordo della morte del suo collega Paolo Borsellino. Sì, sì, poi, se vogliamo, due uomini che lottano sia contro la mafia sia contro le loro stesse spalle, cioè contro lo Stato. Tant'è che io ho letto il diario rosso di Paolo Borsellino e c'era ad esempio al centro della pagina principale nome cerchiato Giulio Andreotti. Cioè questo fa capire qual era l'intento e lo scopo mafioso di quegli anni e quello che è stato il loro impegno lottando contro la loro madre generatrice. Infatti, se tu noti, loro non agivano in questura, oppure no, erano in tribunale a fare processi. Sì, poi... sì, sicuramente erano anche contro lo Stato che spesso copre questi crimini. Poi non so se Antonio, abbiamo discusso spesso che alla fine in classe, non avendo tanto da fare in alcune ore, discutiamo anche accesamente. Poi lui ha detto, cioè, ha le sue idee su questo. Vediamo, sì, vediamo, certo, se dice qualcosa. Beh, credo che innanzitutto sia giusto citare tutti i giorni questi grandi della storia italiana, che tra l'altro sono anche grandi uomini coraggiosi, ed è raro trovare magistrati o qualunque altra persona in qualsiasi altro campo che ha lo stesso coraggio di giudici come Falcone, Borsellino e tanti altri. Certo, assolutamente. Ora è arrivato il momento però di ritornare alla musica. Se Libera l'ha fatto con l'esposizione del lenzuolo, noi cerchiamo nel nostro piccolo e umilmente di onorarli anche in questa nostra puntata tramite la musica, che è il nostro mezzo magari più forte e maggiore, e quindi dobbiamo passare alla musica e, se vogliamo, la nostra. Quindi fra poco ascolterete Stop. Ringraziamo la Music Universe, che è la nostra etichetta discografica, Management Grage, Radio 15 per la messa in onda dell'anteprima, per le volte in cui viene mandata in questa radio, per lo speciale che ci hanno permesso oggi, cioè anche leggermente oltre l'orario solito di puntata, l'Electric Town di Chris LaPolle, e soprattutto per la copertina che vedete ai due lati, no, della telecamera, Giovan Battista De Angelis, che ci ha anche fornito un video di spiegazione, quindi lo potete trovare sui social e soprattutto ascoltare anche Stop, che è un grande nesso connettivo con la copertina. Ma un commento di voi, mi sposto a sinistra dal punto di vista, cioè proprio un commento d'animo a riguardo di Stop, cioè cosa trasmette questo pezzo, magari fuori tendenza, ecco, musicale. Credo che trasmetta sicuramente le tematiche che al giorno d'oggi si affrontano. Ascoltando bene il testo si può riscontrare sicuramente tutte le cose di cui i giovani sono stanchi e per cui molte volte manifestano, come ad esempio abbiamo l'inquinamento che si può verificare spesso e per molti anni si sta facendo qualcosa per ridurlo, e noi a questo, diciamo, Stop, nelle parole del nostro testo, questo si può vincere. Certo, assolutamente. Mike, hai la sua verve proprio da personalità scientifica al riguardo, cioè, nella maniera in cui si pone, con quell'occhialino tattico. Guarda, già la cuffia non gli dona, perché è troppo progressista, diciamo. Lui invece sta lì e dice giusto, Di Mai, non so se appoggia la mia idea. Sì, io appoggio pienamente quello che ha detto Michele. No, se Mike sembra... Giovanni, come al solito, fa sempre tanto. Tu non puoi parlare seriamente... Le non perché no, va bene, ma non perché tu non sei in grado di parlare seriamente, però stai meglio in una veste diversa, capito? Quindi io ti chiedo se sei d'accordo sull'idea che Mike ha una personalità spicca, ecco, in questo gruppo. Il nostro Mike spicca, verissimo. Una camicia sensazionale. Le sue fantastiche camicie. Certo. Allora, ai 100 commenti, Mike Marino è un bolide, regala la camicia firmata, autografata e sudata oggi in studio, dove ci saranno più di 30 gradi, sì, temperature esotiche, non estive. Non estive, esotiche. Adatte alla camicia di Michele. Ok, ci siamo. Il sangue è teso e ora lo sciogliamo con Stop. Finanze. 2021, Giulio Pedote e Antonio Sanchirico, fuori da 2 giorni. Ascoltate, vi ringraziamo ancora per quello che avete fatto già finora, e quindi l'ascoltiamo qui su Radio 15. Questo è Stop.
pugno in faccia, ma era la mia mano. Mi son sentito libero di aprire e non bussare a questo vecchio mondo che piange spazzatura, ingoia e devastato dai suoi figli e quattro mura. Guerra, 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 sto odio e civiltà, noi che confondiamo questo vento con i fumi della città. Guerra, 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 solo odio e sazietà, in questo mare mosso e noi verso l'aldilà. Noi diciamo stop, 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 noi diciamo stop. Quel mare non ci sono più. Non puoi sognare la libertà se non provi a ricominciare partendo da questa realtà. Non puoi pensare di andare via, nulla è da escludere la fantasia. Prova a pensare con la fantasia a un mondo nuovo in armonia, un mondo nuovo in armonia. Questa era Stop 2021, Giulio Pedrotti, Antonio Sanchirico, ma hanno suonato in questo pezzo che avete appena ascoltato Giovanni Di Mare al basso, Michele Marino alla batteria e Antonio Laino alle tastiere. A proposito di Robert Moog, che nasce oggi, nella sola avete ascoltato un Moog.
Quindi sì, in realtà è un Moog un po' particolare, perché faccio una precisazione. Sì, no, certo, la faccia, maestro. È un Moog che misto un sintetizzatore, quindi il suono del Moog in realtà è leggermente diverso da quello che avete sentito. Va benissimo, però è un ibrido, dai. È un ibrido. Come di mare, esattamente. Qui prendono tutti spunto da Giovanni Di Mare. Che cosa vuole dire? Che stai dicendo? No, ibrido, sempre con l'auto ibrido, elettrica. Ok. Hashtag ibrido di mare. Questo è il prossimo hashtag da mandare. Siamo progressisti con questo hashtag, quindi rimaniamo con i piedi per terra. Andiamo avanti e diciamo che avete ascoltato come parte, come voce, una voce che accalappia l'animo femminile nella sua dolcezza e una voce... Vabbè, ok, vabbè, mi fermo, andiamo, ci vediamo domenica prossima, perché stai infastidendo parecchio, penso gli ascoltatori, me sicuro. Quindi, le chitarre di Antonio San Chirico, un riff stortissimo, e qui tu comincia il tuo mutismo e parte il parlare profano, esatto, di tutto il resto della band. Facciamo parlare la musica. Su questo riff, non parla la musica, parla il resto della band, perché è stato un riff. Lui si vanta di questa cosa, che non è un tempo dritto. Sì, no, non è un tempo, partiamo da questo presupposto che non è un tempo. Volevo chiedere un attimo una cosa a Michele. Ah, ecco. Cosa ne pensi di questo riff storto in questo tempo? Che non è ancora definito, tra l'altro. No, è definito, è un 7/8. Sì, no, con molta difficoltà. Un tempo non definito, difficile da definire. Sembra che sia simile a un 13/8, un tempo che ha solo un'altra canzone al mondo, abbastanza particolare, però non si capisce ancora se lo è, perché probabilmente vogliamo ci sarà finanziare qualche uno studio. Nota in più. Certo. Che... Musicisti in ascolto, siete tutti quanti invitati a scoprire il tempo di questa canzone. Certo, inviatelo nei commenti in frazione. Ok, ci siamo, però ora dobbiamo dedicare qualcosa da buoni cazzari, no? Dobbiamo per forza dedicare qualcosa di trash al nostro San Chirico. Come ogni puntata. No, non è una questione. Si dissocia. Cacciatemi fuori San Chirico. Sono abituati anche... Sta arrivando la security, sezione basilicata, per portare via San Chirico dal nostro studio. Ascoltatori... È ufficioso, ecco. Non abbiate paura. Ti sto mutando il microfono. Sta diventando da ufficioso a ufficiale il tuo uscire fuori. Sei uno dei temi principali delle puntate. Come ogni puntata. Di mare sta cominciando. Vabbè, dai. Ok, parliamo. Deve parlare la musica. Dai, vuol dire che dopo, sei interessante. Dopo, è bravo, esatto. È un ragazzo interessante. Oh yes. Comunque, tra pochissimo passiamo a Mike con la sua villeggiatura scomoda in studio. Magari qualcosina la diciamo, però non vogliamo il replay, ok. Speriamo puoi fare anche gesti scaramantici che sei coperto la batteria. qui diciamo che dobbiamo partire con questa dedica, non sveliamo il titolo, magari lo diremo alla fine. Quindi lo scopriremo durante Antonio Laino alle tastiere e io modestamente alla voce, dedicata a San Chirico. Ora lascio la scelta a Di Mare, cantargliela in faccia o in camera? In faccia, ok. Di Mare ha giudicato in faccia. Vabbè. Ok, vai Laino, vai, parti. Sto arrivando. Salvatelo, sto arrivando, sì. Ci siamo. Questo è il bello della diretta, non so chi lo diceva. Ci siamo, vai. Perdonatevi. Grande figlio di puttana, senza offesa, ma che amico per me. Uno che ruba anche la luna, però se la deve dare a te. Sotto l'ombra del cappello non ti fa capire mai se tira fuori il suo coltello o ti chiede come stai. Che grande figlio di puttana, aspetterò ancora un'altra settimana a zone sparse per l'Italia, Milano, Palermo, Torino, lui colpisce e scappa via. Ma con ognuno ha fatto un piatto, ha piatto anche con la mia. E grande però,
che grande figlio di puttana, io aspetterò ancora un'altra settimana. Stamattina apro il giornale, c'è una sua fotografia. E com'è? Lo stanno cercando dappertutto. Ma cosa fa la polizia? Ecco perché ti ho dato un'altra settimana per studiare fisica, perché senza di te una serata non è grata, vero? Ecco perché da te le donne vanno in fila indiana alle... E adesso so anche il perché la gente tutto ti perdona, perché dicono guarda come suona la chitarra. Ma chi? Quel grande figlio di puttana, Antonio Sanchirico. Grazie maestro Laino, la ringrazio, è stato mamma, un piacere. Scusa. Perdonami. Allora, non ti preoccupare. Personalmente. Scusa, Katia. Sono normale. Sono normale. Scusiamo, non siamo sotto effetti alcolici, assolutamente. Siamo, però ci voleva e la piazza è calda. Ma soprattutto, guarda come suona la chitarra. E poi, vabbè, il bip non lo mettiamo perché siamo realisti. Però ci scusiamo pubblicamente con Katia. E quindi ora è arrivato il momento di Dimare, che già frema qui dietro Laino. Stiamo per suonare un altro pezzo, ma io ritorno un attimo da Mike, non torno al mio microfono al banco, e gli chiedo una cosa: coliche renali in studio, ma che esperienza fantastica sono? Fantastica non tanto, diciamo che sono stato colto alla sprovvista quel giorno, proprio mentre dovevo iniziare a suonare, era il mio turno, e invece sono stato costretto a suonare il giorno dopo. Questo ha portato varie complicazioni, il nostro fonico ha dovuto fare una batteria finta sul pezzo che poi ho dovuto risuonare da capo. Insomma, un po' di casini. Abbastanza. E non c'è stata medicina che ha tenuto? In quel giorno tostissimo. Era destino. Però ora, cioè, quindi potete capire, ascoltate Stop per quest'altro motivo, c'è stato tanto sudore, tanto dolore dietro, dolore nel vero e proprio senso della parola, e non siamo pindarici, no, dolore vero e proprio. Fatiche sì. Nel trovare il tempo, fatiche per suonare. È stata una traviata, ma ora è arrivato il momento di ripassare la musica. Vedete qui in postazione con le 10 dita posate sui tasti bianchi e sui tasti neri. Occhio, ce l'hai solo sui bianchi, posa una sul nero, se no, ecco, bravissimo, perfetto. Sui tasti bianchi e sui tasti neri, questo è Giovanni Dimare. Facci sognare. Suoniamo un altro pezzo, abbiamo preso di mira il 1967, perché Luigi Tenco ha scritto come Jimi Hendrix nel 1967 questo pezzo, e il titolo è Vedrai Vedrai, è per Radio One Five, lo ascoltiamo, quindi Vedrai Vedrai. Giovanni Dimare, Giulio Pedotti. Preferirei... me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Vedrai, vedrai, vedrai che cambia, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, un bel giorno cambierà. Vedrai, vedrai, non sono finito, sai. Non so dirti come, quando, vedrai che cambierà.
sapere che piange, che mi rimproveri di averti delusa e non vederti sempre così dolce, accettare da me tutto quello che viene, mi fa disperare il pensiero di te e di me, che non so darti di più. Vedrai. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai, vedrai, non sono finito, sai. Non so dirti come e quando, ma un bel giorno vedrai, vedrai, Luigi Tenco, 1967, prego il maestro Laino di ritornare in postazione e anche Giovanni Di Mare. Ecco, se vai al mio microfono ti devo farti due domande, perché sì, avete ascoltato il pianoforte Giovanni Di Mare, che ha suonato Vedrai, vedrai, una versione leggermente più jazz, poi c'è stato Michele Marino, gentilissimo ad accompagnarci alla batteria, insomma, Giovanni. Tu hai suonato il basso invece in stop. Esattamente, sì, sì. Come dicevamo prima, io sono un ibrido e appunto in stop ho suonato la traccia di basso, però io sono uno studente di pianoforte e questo, mi definisco così, abbastanza un ibrido. Ti definisci un ibrido vero e proprio, quindi diciamo, questo è stato Giovanni Di Mare, e anche nel basso non è stato così facile, diciamo, far combaciare appunto. Abbiamo dovuto registrare la traccia di basso con, appunto, come diceva Michele, con un'altra traccia di batteria, e dopo l'abbiamo dovuta riadattare alla vera traccia di batteria, sempre con questo tempo molto particolare, quindi è stata un'impresa, però alla fine, ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti, sì, lo state ascoltando. Ma voglio farti una domanda su quello che è il genere, no? Un po' di stop, cioè il rock, cosa simboleggia per te nel tuo scaffale dei dischi? È proprio un simbolo. Ma sicuramente un disco, un artista, cioè per te il rock cos'è in una parola? Silenzio. È molto difficile definire il rock in una parola, direi umano, perché è una cosa che parte da dentro, almeno per me, cioè una musica molto diretta, che riesce a comunicarti, diciamo, idee e concetti in modo molto e molto diretto, certo. Quindi ha sicuramente un posto molto importante nel mio scaffale, come dicevi tu. Sicuramente, ad esempio, citando un artista, i Led Zeppelin, che sono nel mio cuore più di tutti, poi i Pink Floyd, ma ce ne sono tantissimi. Vedo Laino, penso Laino e dico Vasco. Sì, ma sei andato fuori tra... Ah, Vasco, no. Sei andato fuori... Per me il rock, rubo la citazione a Morgan, il rock è una religione. Perché una volta che entri nel mondo, una volta che sei in quel mondo, è come se ti cambiasse a 360 gradi. Per quanto possa piacermi Vasco, sicuramente non è lui la mia icona rock. Certo, però passando ad Antonio, cioè, noi abbiamo scritto un po' tutte le tastiere di sera, quella è stata principalmente di notte. Però principalmente di notte, non diamo l'indirizzo per non favorire i ladri, però se no saremmo in grado di dire proprio dove sono state scritte, e poi diciamo che c'è tanta, cioè si varia molto all'interno del pezzo tra suoni. Cioè sì. Si parte con dei pad ad arrivare degli organi, poi proprio il piano Rhodes nella parte lenta. Passiamo cioè... da organi, pad, pianoforte, Moog,
Però li avete ascoltati prima, quindi dovete solo riconoscere. In ogni caso, il problema è estrapolarli dal contesto. È il problema, però fanno grande figura al centro del progetto in generale, quindi questo dà i meriti a tutti quanti. Quindi ora è arrivato il momento invece di dedicare, fare un omaggio a quello che è stato un grande della musica italiana che ci ha lasciato, e purtroppo ci ha lasciato pochi giorni fa. Il maestro Franco Battiato, e noi lo omaggiamo con un pezzo che io amo, che forse conoscete. Se non lo conoscete, lo amerete sicuramente da questo momento. Il titolo è Prospettiva Nevsky, di Franco Battiato. La suoniamo qui live, Antonio Laino al pianoforte, Giovanni Di Mare alla seconda tastiera, Mike alle batterie, e invece San Chirico sta abbracciando la sua Fender Stratocaster, e quindi suonerà lui le chitarre in questo pezzo. Speriamo quindi di rendere giustizia al maestro. Speriamo di rendere giustizia al maestro Franco Battiato in questo brano. Tu, Antonio, il microfono lo puoi lasciare qui, okay. Io arrivo. Quindi ci siamo. Antonio ha preso la sua chitarra, quindi è il momento di iniziare con Prospettiva Nevsky, Franco Battiato. Signor Di Mare, le cuffie, gentilmente. Sono lì a paccare là. Ok, ci siamo, ancora la diretta, purtroppo non stiamo in uno studio, non stiamo a Via Asiago, quindi qui siamo leggermente ridotti, però ci accontentiamo, dai. Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote e contro i campanili a tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. E intorno ai fuochi delle guardie rosse, scesi per scacciare l'urfi e vecchi coi rosari. E intorno ai fuochi delle guardie rosse, scesi per scacciare lupi e vecchi coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicini alle finestre, un giorno sulla Prospettiva Nevsky per caso vi incontrai Igor Stravinsky. E gli orinali messi sotto i letti per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E gli orinali messi sotto i letti per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione. Studiavamo chiusi in una stanza, la luce fioca di candele e lampade a petrolio, e quando si trattava di parlare aspettavamo sempre con piacere. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Prospettiva Nevsky, Franco Battiato, per Radio One Five, questa è la Prospettiva Nevsky, 1981. Ci ha lasciato Franco Battiato, do il microfono a Laino. Insomma, grazie. Qualche commento su Franco Battiato, magari sentiamo un po' San Chirico. Vabbè, Franco Battiato secondo me era uno dei pochi artisti italiani che sapeva sia scrivere che suonare, nel senso, magari ne parlavamo oggi, Giulio. Certo, certo. Magari uno si concentra più sulla musica, sul testo, pure viceversa. Però lui diciamo che era un perfetto mix. Soprattutto era un artista filosofo, cioè quando lo ascoltiamo ancora nei video sembra essere in un'altra dimensione. E
questo secondo me lo rendeva uno dei più grandi, se non il più grande artista italiano. Certo, poi in però Italia... mi dà fastidio una cosa, posso dire? Certo, certo. Mi dà fastidio il fatto che quando muore qualcuno... lo stavo dicendo. Diventano tutti fan. Mi hai fan, anticipato, sì, sì. Certo. Instagram sommerso di video su Franco Battiato, tutti fan usciti adesso. Però purtroppo in Italia abbiamo questa mania di divinizzare, o perché siamo un paese molto cattolico e poco laico, ecco. Quindi quando uno va via si canta gloria, e quindi questo forse è la dimostrazione. Certo, però che è meglio divinizzare Franco Battiato che qualcuno. Ah no, no, questo assolutamente, pungente ma giusto Antonio Laino, no assolutamente, però abbiamo questa mania, secondo me, di apprezzarli troppo dopo e perderci quelli che sono gli artisti nel reale, quindi attraverso i concerti, gli album, poi Franco Battiato, uno che si è sempre evoluto, parte dall'elettronica negli anni 70 per arrivare a dischi come Petris oppure Bandiera Bianca fino all'era del Cinghiale Bianco. Fino a Testi in Vernacolo come Stranezza da Muri, fino agli ultimi pezzi tra cui tra Sesso e Castità, cioè tutto quello che, secondo, come diceva Antonio, una scrittura molto filosofa, ecco, cioè c'è una grande filosofia. Lui crede ad esempio nella reincarnazione, poi molti testi non sono stati scritti da lui ma da Sgalambro, da altri, però tra cui La Cura. Noi l'abbiamo orato con Prospettiva Neschi, un testo che tratta un po' il socialismo russo di quegli anni, quindi un'oscurità. Spesso si confonde il Medioevo come il periodo più oscuro, ma ci sono stati anni vicini che sono stati davvero oscuri, come il socialismo in Russia. E lui infatti nell'ultima parte, secondo me, dà una perla saggia, cioè il mio maestro insegnò come è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Quindi questa è una grandissima perla, e soprattutto, come diceva Antonio, unisce due parti che spesso in Italia, soprattutto nel mondo della canzone d'autore, sono molto staccate, cioè quello che è il testo da quello che è la musica. Poi c'è stata magari un'evoluzione, però ci sono sempre due clan, chi preferisce lavorarci molto sulle parole e chi preferisce lavorarci molto sul testo. Questo dipende da che mondo vieni, se vieni dal mondo, certo, del... Se hai iniziato ad approcciarti alla musica suonando, sicuramente in Italia, per l'approccio che abbiamo con la musica, dai più importanza alla musica, o se hai iniziato scrivendo al testo. Però no, come diceva Antonio, sicuramente Battiato è stato in grado di creare un connubio perfetto. Poi ci sono state anche grandissime coppie che hanno saputo unire entrambi, cioè mettiamo De Gregori e Dalla, parlando della musica italiana, cioè grandi contributi musicali da parte di Dalla e testuali da parte di De Gregori, quindi si sono un po' smezzati. Poi parliamo comunque di grandi musicisti, Dalla, cioè assolutamente. Poi è sempre una questione di gusti, quindi se avete qualche commento, qualche commento, qualcosa su Franco Battiato, scrivetecelo. Non siamo sicuri di leggerlo perché ci spostiamo continuamente, ma è solo per suonare questo spostamento. Quindi ci siamo, e ora è il momento di ripassare un po' al rock. Stiamo per suonare un pezzo dei Depeche Mode, il suo titolo è Personal Jesus, quindi ritorniamo al rock. Antonio San Chirico in prima linea alla chitarra e Michele Marino alla batteria, io provo a cantarla. 1900, vai, può partire signor San Chirico. Posso partire? Va bene. 1989, Personal Jesus. Ma oggi mi volete far suonare o no? Stiamo boicottando. Vada, vada. Arrivo. Jesus, someone to hear your face, someone will kiss your personal Jesus, someone to hear your face, someone will stay. Feeling I count in your whole life, flashing by the telephone, lift the receiver, you make your liver whole. Takes a compass, my mind to the test. Figure yourselves, you're ready to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch free. Oh yes, rock on, Radio 1-5. The best mode, personal team. You're personal Jesus.
to hear your face. Someone will kill you. Someone will shine Jesus. Someone to hear your face. Someone will stay. Feeling a count and you run out. By the telephone, lift the door receiver, you make me a believer. Oh, reach out and touch me. Hey, go. Questa era Personal Jesus del 1989, abbiamo ascoltato Antonio San Chirico alla chitarra elettrica e Michele Marino alla batteria, io alla voce, quindi 1989, Depeche Mode. Faccio una domanda magari ad Antonio, cioè i Depeche Mode che uniscono il mondo del rock magari a quello della dance in una maniera sublime, quindi non possiamo denigrare del tutto quella che è la musica dance degli anni, soprattutto 80-90, quindi una grandissima unione. Dica San Chirico. Ah, ce l'hai con Antonio. Certo, vabbè, dai, ok, vabbè, dai. No, ok, ok. Sì, ma i Depeche Mode mi piacciono molto. Poi questa canzone spettacolare, in modo particolare. Dai. Assolutamente. Anche se pochi conoscono altra discografia, sì. Probabilmente... Sì, dai, forse conoscono... Posso... Vabbè, dai, lasciamo a chi ascolta le conoscenze. Basta, dai, ci stiamo impicciando troppo. 23 maggio 1968, un altro aneddoto importantissimo, primo concerto italiano a Milano di Jimi Hendrix. Quindi altra data importante in questo 23 maggio, importantissimo per l'Italia. Tantissime ricorrenze dal punto di vista musicale, etico, morale in generale. Quindi almeno per me il concerto è l'apoteosi un po' della musica. Per chi va attraverso quello che è il calvario, quella che è la giornata in piedi nello stadio, quello che è l'atmosfera, e per chi lo esegue, perché suonare live penso sia anche per noi oggi la cosa più bella che possa accadere a chiunque suoni in qualsiasi contesto. Poi è normale, cambia anche tu di conseguenza, però suonare live fa star bene. Sogno di un concerto di un artista ormai partito. Io parlo per me assolutamente Fabrizio De André. Per me il mio idolo, i Queen, ma so che Queen ancora suonano, ma nella loro formazione originale, quindi con Freddie Mercury alla voce e John Deacon al basso. E invece Giovanni Di Mare cosa propone? Ma posso dirlo io? Cosa? Aspetta, no, aspetta. Uno alla volta. Io lo so. Assolutamente. Allora, chiediamo qualche professoressa che di domenica è libera, quando ci sarà San Chirico, venire qui con la cattedra, alza la mano, è abbastanza scostumato. Ecco, vabbè, però procediamo. Ma per favore, procediamo. È più educato forse. Poi in mezzo. Va benissimo, un applauso a San Chirico perché il più educato si sta ruffianando maledettamente. Andiamo avanti, vai. Proponga, indubbiamente... Lei, il signor Di Mare, assolutamente denigra... Cioè, ogni volta che parla di Mare... Ma no, non ti sto denigrando, non ti sto... No, non è assolutamente vero. San Chirico ti ha interrotto che ancora già una so volta. Chi è. Va benissimo. E chi è? Indovina. È il tuo tassista preferito. Cambia. Mets Davis Quintet, sì. Vabbè, ma dai, quindi, così ce ne sono una miriade di tastieristi, non ha detto il nome, quindi Evans, non vale. Bill Evans, mi legge negli occhi, Antonio. Ma non gli dare corda, ora passiamo a Mike, magari, che con il microfono ha sempre il suo perché, e adesso passiamo a lui, dai. Ma io parlerei di Chicco Ria, un altro artista che ci ha lasciato poco tempo fa, uno dei maggiori altra esponenti. Grande perdita. Sai, l'altro giorno, ero in autobus con Di Mare per venire qui a provare, cioè ieri, no, l'altro giorno. ieri praticamente, stiamo perdendo anche la memoria in questa puntata. Comunque ieri viaggiavo e lui mi ha detto il tuo stesso nome, quindi non so perché oggi ha cambiato, però lui o sbaglio. Sì, avevo detto e magari via. Per questa nostra passione condivisa anche Pino Daniele. È che capito, tu mi dici un artista è difficile. Ah, ok, va benissimo. Va benissimo. Vabbè, in ogni caso grandissimi nomi e ora passiamo a San Chirico. Vabbè, a me palese, Jimmy Hendrix, ovviamente. Va benissimo, dai, ci sta. Per una volta è giusto in è tutto e per giusto tutto. Così. Ora, voglio farvi una domanda, magari giochiamo io e Di Mare a coppia, visto che abbiamo il microfono, e poi voi separati. Vabbè. Live 8, dobbiamo buttare giù dalla torre qualcuno tra queste coppie, quindi parto da San Chirico.
tra gli status quo e i Queen. Sì, ma tu mi prendi... Ah. Vabbè, e basta, però. Vabbè, ma, facile. Vabbè, replica! Status quo e Queen. Ah? Status quo e Queen. Dai. Ma... status quo. Butti giù dalla torre di status quo. Ok, va benissimo. David Bowie, The Who. Per Antonio Laino. The Who. Va benissimo. Sono facili questi. Elton John, Paul McCartney, decidiamo noi. Ma io butterei Elton John con tutto il bene, però... Dai, it's a little big funny, la possiamo cantare anche quando è giù dalla torre, quindi dai. Your Song, giusto? È quella, sbaglio? È Your Song? Sì, sì, sì. Okay. E poi, quindi Paul McCartney lo teniamo e abbiamo buttato giù Elton John. Va benissimo, ci sarà contro anche la regina, insomma, tutto il suo giro, vastissimo. Sono entrambi cavalieri. Ora passiamo a Mike, tra Sting e Phil Collins. Domanda inutile. E qui ci devo un po' pensare, non è così facile. Lui nasconde sempre quel mistero fantomatico. È un misterioso. Allora, diciamo che Phil Collins si avvicina molto a me perché, vabbè, è famoso per la batteria, anche se lui si definiva più un cantante che suonava un po' la batteria e non il contrario. Ah, e quindi questo dà fastidio. Dall'altro lato abbiamo Sting, che ha suonato per molti anni con i Police alla batteria, Stuart Copeland, uno dei miei preferiti in assoluto, con uno stile particolarissimo. E quindi poi... Vabbè, c'è indecisione, però uno devi buttare. Credo Phil Collins. Questo è misterioso. Vabbè, allora noi facciamo una cosa, lo mettiamo anche alla prova in questa situazione. Prossima puntata, invitiamo Mike. Asta al centro, Mike lascia la batteria e va al microfono per cantare. Così si completa in tutto... Invitiamo Phil Collins, va benissimo. Facciamo una gara, perché si arrabbierà, l'ha buttato giù dalla torre, si sarà almeno fatto male. E poi Young e Liu Chu per la Ino, magari, dai. È tosta. Buttiamo un po' Young. E passo ad Antonio per facilitargli la vita tra i Dire Straits e David Gilmour. Altra domanda. Questa è un'altra domanda inutile. Ma perché non lo puoi mettere in difficoltà, se no continua. No, non è una domanda inutile. Cioè, è difficile. Però la risposta però Dire Straits. Ok, va benissimo. Quindi si sono salvati i Queen, David Bowie, Paul McCartney, Sting, Liu Chu e David Gilmour. Però quindi, bel concerto, dai. Anche scremato è il top. Sì, sì. Però ho tenuto in considerazione Wembley. Quindi ho tenuto solo una parte di questo grandissimo concerto. C'è tutto l'altro. C'è tutto l'altro, altrimenti sei stato proprio difficilissimo. Ah, sì. Quasi impossibile. E a proposito di Live Aid, io e Laino sappiamo bene che l'abbiamo ascoltata, insomma, abbiamo riso parecchio, no? Non meritano questo. Led Zeppelin. Su Rock and Roll dei Led Zeppelin, insomma, c'è stata qualche sbavatura, ma allora, diciamo che i Led Zeppelin a Live Aid hanno avuto una situazione un po' complicata. In primis perché John Bonham era già morto, quindi si sono dovuti trovare... Con la partita di Bonham sono peggiorati. A parte questo, vabbè, Bonham... Mamma, quanto è acuto Michele Marino, è acutissimo. Se non mi sbaglio, con loro ha suonato Phil Collins al posto di John. Sì. Bravissimo. Sì, sì. Però non hanno avuto tempo di fare prove, quindi in primis sono saliti sul palco senza aver provato o con un minimo di prove. Quindi sicuramente non erano al massimo dal punto di vista della preparazione. Poi anche Robert Plant con la sua voce non era proprio al massimo. Era al massimo, come dice spesso Di Mare, in maniera volgare, noi la traduciamo in maniera più lineare e adatta per una trasmissione radiofonica, cioè... Praticamente forse avevano sferrato un calcio negli attributi. Classica espressione di Di Mare. Sì, ma poi sull'ambasciata dialettale di Di Mare ne parliamo dopo magari, perché abbiamo tanto altro da dire. Continuando con il Live Aid, però non parliamo di Wembley adesso. Sì. Un artista che viene sempre denigrato, cioè non si parla mai di questo artista, ma che secondo me ha fatto una grandissima performance, è Eric Clapton al Live Aid. Certo, Eric Clapton. Davvero, vabbè, dignitoso. Ne parliamo dopo di Eric Clapton, sì, quando sì. Suoneremo Pino. Ora è il momento di passare alla musica, ed è un artista italiano di spicco, un po' folle, un po' parecchio. Citato folle. Anche prima. Un po' parecchio, già citato prima Antonio. Per Sanremo. Qui con Morgan si può parlare di rock, elettronica, canzone d'autore, tutto. Di arte pura,
È stata votata questa come miglior canzone italiana del nuovo millennio. Il suo titolo è altrove, da Canzone dell'appartamento 2003. Questo è Morgan, che Antonio ha visto anche live. Se non sbaglio, l'ho visto live. Quindi tanta roba. E questa versione è presa proprio Da un concerti live di Morgan, certo. In particolare da quello a cui ho avuto la fortuna di assistere. Assolutamente. Quindi suoniamo un folle, ma una musica follemente bella. Scusami il gioco di parole. Un genio. Altrove, Canzone dell'appartamento 2003, parta pure, te la presento con uno sfumato, dai. Ok, e parta. Come passi per questo? No, lascia qui, me la vedo io. Stai in mano all'arte. Stai in mano all'arte. Parta. Canzone dell'appartamento 2003, Morgan, Altrove. Questa è Radio One Five. Cosa vuol dire però? Mi sveglio col piede sinistro a quello giusto. Forse già lo sai che a volte la follia sembra l'unica via per la felicità. Oggi ho messo giacca dell'anno scorso, che così mi riconosco ed esco. Ho deciso di perdermi nel mondo, anche se sprofondo. Lascio che le cose mi portino altrove, non mi importa dove, non importa dove. Semplice, ho sprecato tutta l'energia per il ritorno. Lascio le parole non dette e prendo tutta la cosmogonia e la butto via. Mi ci butto anch'io. Io sotto le coperte che ci sono le bombe, come ho avuto sogno che di mandare un cazzo. Ho deciso perdermi nel mondo, anche se sprofondo, applico alla vita i puntini di sospensione che nell'incosciente non c'è negazione. Ultimo sguardo commosso all'arredamento, e chi si è visto si è visto. Svincolarsi dalle convinzioni, dalle pose, dalle posizioni. Svincolarsi dalle convinzioni, dalle pose, dalle posizioni. Lascio che le cose mi portino altrove. Lascio che le cose mi portino altrove, altrove, altrove.
Grazie ad Antonio Laino al pianoforte per una versione live vera e propria di Altrove, 2003, canzone dell'appartamento di Morgan. Ora è arrivato il momento di passare a Pino Daniele, magari poi ne parleremo leggermente. Sto praticamente frustando nel vero e proprio senso della parola San Chirico, perché sta cambiando chitarra come un dannato, e per questo di questo ne sono assolutamente grato. Vedete qui in posizione al nostro pianoforte Giovanni Di Mare, Michele Marino come sempre in postazione, lui è il più pronto, il più puntuale, insomma oggi per uccidere questo tempo. Leclerc, lui dovete sapere che è un grandissimo appassionato di Formula 1, Leclerc rompe il cambio, cosa succede in casa Ferrari? Succede che Leclerc non parte, mi ha rovinato la giornata. Nel vero e proprio senso della parola. Sì, ci sono rimasto molto male. Io sono un grande appassionato, purtroppo non è partito. Senti, ma per l'anno prossimo come la vedi? Una miglioria? Dicono che ci saranno migliorie. Ma cambierà il regolamento l'anno prossimo? Questo non si sa ancora. Non si sa, ok, quindi sto si dicendo... Si prospettano migliorie. Certo. Però non si può mai sapere. Vabbè, delusi da questi ultimi due anni praticamente, speriamo di andare meglio. Rimpiangiamo Alonso e ancora dietro il grandissimo Schumi, che... purtroppo diplomatico, calmo, piatto ma essenziale. Questo è Mike, ora è arrivato il momento di fargli fare quello che più sa fare, ossia suonare una batteria, e questa è Yes and No My Way, Pino Daniele. Sta arrivando San Chirico, quindi diamogli una leggera tregua a San Chirico. Ci siamo. Anzi no. Ci siamo? Questa è Yes and No My Way di Pino Daniele, dall'album Vai Mo del 1981. Che album, che pezzo. Poi, se vogliamo, grandissima versione live a Napoli, in Piazza Plebiscito 2008, quella storica con la presentazione iniziale. Dai, magari la riproponiamo, dai. Dai, si parte. Yes and No My Way, Radio 1-5. Alla chitarra Antonio San Chirico, alla batteria Michele Marino, al pianoforte Giovanni Di Mare. Yes and no my way. Yes and no my way. Ma non è a tu, mai portato tu. Yes and no my way. Ma non mi fotte più, tu non mi fotte più. Tu vai dritta e resta però a tua. Tanti sbarri. Oh yes, blue. Yes I do my way. The way me è such a year, ma chi può credere? Yes I know my way. Ma tu non puoi venire, no no, ma tu non puoi venire. Mi arrese che solo si va la pena con te, ma pochi mo fa va. Se te fa così la retta di giù, fatto e fatto tu rimase a soffrire caccia con me. Se te fa così, mette creatura su, perché a nasa fea roba fritta, roba giocatore. Sì! Io sei tu, my way, ma non è a tu. Yes I know, and my way. Ma non mi fotte più, na na na, tu non mi fotte più. Tu e dritte resta però a tua. Tanti spari. Se te fa così, non dare tanti su. Fatti fatto tu rimasi a soffrire, calcia con me. Se te fa così, mette che ad un giorno, perché a nasa fea roba finta, roba giunta. Se, yes and no my way, my way, my way.
say no. My way. My way. Questa era Yes and No My Way per Radio 15 in questa domenica pomeriggio. 19.06, dobbiamo continuare con la musica live. Pino Daniele, faccio una domanda. Insomma, vai. È uno che è riuscito a portare la musica italiana nel mondo e soprattutto un dialetto italiano nel Assolutamente. Mondo. Assolutamente, napoletano. Parliamo, partiamo dal presupposto che quello che è il napoletano secondo me è una lingua poetica in una maniera assurda che si adatta alle varie situazioni. Qui sì, abbiamo la base. Hai detto bene, una lingua più che un dialetto, è proprio una lingua. È una lingua, è una lingua a parte, con un codice a sé. Sì. Qua purtroppo in Basilicata è tutto molto più tarantellato e questo ci dispiace. Al massimo, forse ci potremmo affidare con i suoni con i suoni diversi, chiusi, non morbidi. Certo, certo. Comunque possiamo affidarci magari all'etnia albanese di Barile, però la vedo comunque dura, la vedo durissima, perché andiamo lontani. Ancora di più a chiudere. Qui poi abbiamo l'ambasciatore del dialetto potentino in persona, Giovanni Di Mare, per noi è un onore ospitarlo. Insomma, addirittura sono l'ambasciatore. Ti faccio una domanda, ad esempio, prendiamo il testo di Yes and No My Way, ad esempio. Siente a fa così, mette creatura solo, perché gli fa capire a do fa fridde e a do fa più calore. Dillo in potentino, per il popolo... No, non sono capace. Va benissimo. Non è la mia lingua questa, il potentino, abito a Potenza perché mi sono trovato. San Chirico forse è più... Vabbè, dai, San Chirico è multilingue. Però o Marino, in secondo piano, forse riesce a tradurla. Deve prepararsi l'acustica. Sono un ragazzo poliedrico, ma non in questa situazione, purtroppo. Va benissimo, signor Di Mare, non ho che fa, perché in questa maniera noi andavamo a salutare la comunità dei Salesiani di Don Bosco, che comunque salutiamo, che ci seguono. E non facciamo i nomi. Sei però molto affezionato, notiamo. Affezionatissimo, guarda. Allora, pensa che a casa mia c'ho De André. Lo stemma della Juventus è sotto la chiesa Don Bosco, con voi abbracciati. C'è scritta... Vabbè, De André, chiesa Don Bosco, un buon abbinamento. Che c'è scritto, hai detto? C'è scritto? Don Domè. Perché Domenico Savio, Domenico Savio non era San Giovanni Bosco, Don Giovanni, Giovanni c'è Bosco. Scritto, sì, perché Don Raffaele di De André e poi c'è Giovanni di Giovanni Bosco, quindi c'è scritto questo. Vabbè, siamo stati profani, in ogni caso li salutiamo, assolutamente. A me è rimasto in io volevo entrare nell'oratorio, nella Savio Estate. E purtroppo però ci hanno dato un prezzo base di 12 euro e quindi ho rifiutato. Questo, io rinfaccio questo al signor Di Mare perché mi ha detto si paga. Ma era una serata dove si mangiava. Era una serata dove si mangiava. Certo, c'era l'ingresso. Allora, quest'estate ci fai un accredito? Sì, ti faccio la tessera se vuoi. Mi fa la tessera, sono felicissimo, sollevato ed entusiasta. San Chirico è pronto con la sua chitarra, per me è un onore assolutamente. E magari proponiamo a chi ci segue di riproporre una puntata, più che una puntata, un live lì all'oratorio Don Bosco. Renditi utile, signor Di Mare. Dopo questo intervento non so se ti ospiteranno. Va benissimo, ok, andiamo avanti. Cercasi parrocchia. Assolutamente. Ecco, abbiamo già. Dopo la diffamazione qua, che lui è di Battipaglia. Qua abbiamo e Battipaglia. Sono qua, di cuore grande a Battipaglia. Bethlehem. Qua abbiamo Errata corrige Bethlehem. Qui abbiamo ricambio, là. Assolutamente. Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo. Direi di sì. I know Sasha. Ci siamo per questa cover di Bill Withers del 1971, la suoniamo live, magari una versione più alla Stevie Wonder. Sbaglio, Mike? Sì? Aspetta. Ma più o meno è un po' un misto fra l'originale, un ibrido, anche questa è la giornata del John Mayer, forse anche è la giornata del libro. John Mayer. Okay. I know Sasha per Radio 15. Sunshine when she's gone, is no warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she always go too long. Anytime she goes away. I
house just ain't no home. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, I got a little young thing alone, but then no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only dark sun every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this autumn is no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away, anytime she goes away. Aino Sasha, 1981 per Radio 15. Questa era Radio 15, sono le 19:11. Ci siamo. Ora voglio fare, innanzitutto voglio segnalare a Di Mare un messaggio da parte di Lucia Martorano. Non so, conosci? Sì, ecco. Ok, va benissimo, conosciamo, evitiamo i commenti. Allora, fai il sostenuto, può essere. Che la conosce, grande Di Mare, con due cuori, quindi stai prendendo crediti, stai prendendo tantissimo. È pieno di donne, commenti. Di Mare. È pieno, no, non mi scambiate per San Chirico, perché quello, lui è il... Allora, lasciatelo il donnaiolo andare. Del gruppo. La modestia fa questo, la modestia anche per te. Ora volevo chiedere ad Antonio, Laino, che qui con me ha cambiato e viene a parlare con me in questo microfonone enorme. Allora, qual è la canzone che ti viene proprio voglia di cantare e di ballare in assoluto? In generale, quella che più ti viene voglia, non per forza la tua preferita, ma una che ti viene voglia proprio di urlarla. Bella tosta. Non ti so dire una canzone, cioè dipende dal momento, sicuramente da in che ambiente ci si trova, da chi la suona, da che arrangiamento ha. Però da ascoltare magari qualcosa di dance, perché stiamo ascoltando un pezzo particolare, anche molto radiofonico. Beh, dance non è che l'ascolti tanto. Va benissimo, allora un pezzo qualsiasi. Diciamo, ti ho detto, non ti so dire, dipende un po' dal momento. È difficile racchiudere in queste domande un pezzo solo. Dipende dalle emozioni che provi in quel momento, dal tuo stato d'animo. Però il gruppo che ascolti di più, l'artista che ascolti di più. Queen. I Queen. Ora invece è il momento di passare sempre a musica britannica, bisogna dire. Andiamo nel 1980, se Jenny è pronto in regia a mandare questo pezzone, il titolo è Video Kill the Radio Star, una canzone molto radiofonica, storica, e magari... possiamo anche, ma sul posto, perché non abbiamo tanto spazio, però ballarla sul posto, Mike è intrappolato, quindi per giustizia e per democrazia non balliamo neanche noi. Video Kill the Radio Star del 1980, questa era Radio 15 e questi erano i The Buggles del 1980. Ora è arrivato il momento di continuare a cantare, e ora coprifuoco alle 23, zona gialla, cioè, forse... è anche merito nostro questo minimo di libertà, vogliamo la libertà per l'estate, per ritornare ai concerti e roba varia. Noi poi il 21 maggio abbiamo un impegno con Eric Clapton dell'anno prossimo, quindi deve andare tutto alla perfezione. A proposito di libertà, cantiamo un pezzo riarrangiato con un ritornello swing di Franco Califano, un grandissimo interprete, un grandissimo autore della musica italiana, anche per altri, da Mina a Milva a Mia Martini. Questo invece è un pezzo che ha cantato solo lui, l'ha meritato, è un po' simbolo della sua personalità. La mia libertà, di Franco Califano, per Radio 15. Una chitarra vera amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà. Se sono triste canto piano, se sono in forma suono forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grido a basso, che se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Se voglio un corpo e un po' d'affetto, faccio un giro e cerco un letto, è una donna che ci sta. Chi mi vuole prigioniero, non lo sa che non c'è muro che mi stacchi dalla libertà.
libertà che ho nelle vene, libertà che mi appartiene, libertà che libertà. Vivo la vita così alla giornata, con quello che dà. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Da una finestra si affaccia una donna che un sorriso mi fa. È una di quelle, ma è bella e stasera mi va. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via. Non mi fido di nessuno, sono rose e crisantemo, sono e canto la mia libertà. Se sono triste suono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Una donna innamorata, anche quella più pulita, prima o poi le corna te le fa. Tanto vale andare avanti e trattare con i guanti solo questa libertà. Vivo la vita così alla giornata, con quello che dà. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Da una finestra si affaccia una donna che un sorriso mi fa. È una di quelle, ma è bella e stasera mi va. Io passo un'ora in sua compagnia e poi vado via. La mia libertà per Radio One Five di Franco Califano, anche questo è un pezzo del 1980, insomma abbiamo cantato pezzi e suonato pezzi nel giro di pochissimi anni. Ora è arrivato il momento intimo, se vogliamo, e cantiamo Fabrizio De André 1981 dall'album L'Indiano. Il titolo del pezzo è Se ti tagliassero a pezzetti, e ha tantissimi tantissimi sfondi e tantissimi specchi riflessivi. E questa è Se ti tagliassero a pezzetti, il 1981. Alla chitarra ci sarà come sempre Antonio San Chirico, alla batteria Michele Marino, e se ci intruglia ok, si astiene da Fabrizio De André, Antonio Laino, e insomma questa qua sarà Se ti tagliassero a pezzetti, un brano che tratta tanti temi, tra cui il femminicidio, cioè bisogna analizzarla bene e capirla, però tratta anche il femminicidio. Noi ci facciamo spesso prendere dalla frase signora libertà, signorina anarchia, ma il femminicidio è un tema molto trattato da De André, che ci aveva visto benissimo prima, forse accostandolo anche al suo grandissimo alter ego nel mondo del cinema, che è Pierpaolo Pasolini, cioè ci avevano visto benissimo in quegli anni. Sì, De André, oltre al femminicidio, ovviamente De André ha trattato tanti temi molto importanti, facendoli arrivare anche a con alcuni testi anche semplici, rendendoli molto più semplici di quello che in realtà sono. Però sì, come dicevi, se ti tagliassero a pezzetti ha tanti significati nascosti. Certo, e questa è forse la grandezza della canzone, cioè in poco racchiudere tanto in maniera leggera. Se ti tagliassero a pezzetti, per Radio One Five. Se ti tagliassero a pezzetti, il vento li raccoglierebbe. Il regno dei ragni cucirebbe la pelle, e la luna tesserebbe i capelli e il viso, e il polline di un dio sorriso. Ti ho trovato lungo il fiume, che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quello che posso. Rosa gialla, rosa di rame, mai seguito così lungo. Lungo il filo della notte sulle pietre del giorno. Un suonatore di chitarra, io suonatore di mandolino,
alla fine siamo caduti sopra il fiume. È persa per molto, persa per poco, presa su serio, presa per gioco. Non c'è stato molto da dire o da pensare. La fortuna sorrideva come uno stagno a primavera, spettinata da tutti i venti della sera. E adesso aspetterò domani per avere nostalgia. Signora libertà, signorina anarchia. Così preziosa come il vino e così gratis come la tristezza nella sua nuvola di fumo e di bellezza. Ti è crociata la stazione che seguivi il tuo profumo, presa in trappola di un trailer grigio fumo. Il giornale in una mano e nell'altra il tuo destino, camminavi fianco a fianco al tuo assassino. Ma se ti tagliassero a pezzetti il vento lì raccoglie il regno dei ragni, cucirebbe la pelle. E la luna tesserebbe i capelli e il viso, e il polline di un dio chiudo il sorriso. 1981, se ti tagliassero a pezzetti dall'album L'Indiano. Siamo arrivati in chiusura, se voi avete visto tutto ciò, e grazie anche a un mio grandissimo amico che è dietro la telecamera, e lo nomino Matteo Pio di Tolla, che mi ha anche aiutato a spostare il tutto, perché è stata una traviata anche questa. Ci siamo adattati, siamo arrivati alla fine di questa puntata, e ora è il momento di cantare a squarciagola e in acustico Stop, di Giulio Pedota e Antonio Sanchirico, alla chitarra, all'organo, insomma, li avete imparati a memoria i loro onori, quindi non c'è bisogno che ve li nomini di nuovo. Quindi stop. Faccia, ma era la mia mano, mi sono sentito libero di aprire e non bussare a questo vecchio mondo che piange spazzatura, ingoia e devastato dai suoi figli e quattro buoni. Odio e civiltà, noi che confondiamo questo vento con i fumi della città. Guerra, 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 solo odio a sazietà, in questo mare posso e noi verso la via. Noi diciamo sto, 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 noi diciamo sto. È guerra sì, ti butto via. Le rondini, i gabbiani, gli aquiloni su quel mare non ci sono più. Puoi pensare alla libertà se non provi a ricominciare a partire da questa realtà. Prova a pensare a fantasia, mondo nuovo in armonia. Un mondo nuovo in armonia. Il verde degli alberi incontra una rondine, il cielo e scappa nei mari.
L'azzurro felice che corre sue ore, fa musica senza le mani. È terra che con le sue rughe e con i suoi frutti un canto possente. Poi rosso di rosa e balla anche il cuore, è un bacio che in braccio ti prende. Noi diciamo stop, 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 noi diciamo stop. Oh yes, we say stop, we say stop. We say stop, we say stop, we say stop, we say stop, we say stop. Noi diciamo stop per Radio One Five, abbiamo finito in questa puntatona speciale stop. Antonio Laino, Antonio Sanchirico, Michele Marino, Giovanni Di Mare, per noi è stato un piacere. E vi diamo Giulio appunto... Pelota soprattutto, grazie. Vi ringrazio, vi diamo appuntamento alla prossima puntata e ascoltate stop, mi raccomando. Ciao a tutti, viva la radio! Musica, parole, 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 emozioni, vivile a pieno con Radio One Five. Cercaci, 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 seguici, contattaci anche sui